Andrea, mi hanno detto che sta piovendo e che comunque ora abbiamo a disposizione un po' di minuti, però non ti vedo. Come stai innanzitutto? Chi che te l'ha detto che sta piovendo? Sembrerebbe, non lo so. No, io dalla mia posizione vedo che sta piovendo, infatti siamo qua imboscati sotto al tetto e speriamo che non venga a piovere di più, va? Per il resto sto bene, dai, mi sto allenando. Spero di riprendere a correre anche perché nonostante stia piovendo mi piacerebbe correre, non ho corso il giorno del Global Running Day. Io credo di averci corso perché ho corso praticamente tutti i giorni, ho fatto già 2 giorni di riposo quest'anno, ma non credo che siano stati quelli. Va bene, allora dai, iniziamo come al solito, apriamo un pacco, questo è il pacco, te lo lancio. Sarà un po' difficoltoso, anzi... Secondo me una parabola la riusciresti anche a fare, però dritta per dritta. Dai, ci proviamo. Dai, vado, vai. Eh? Porca Eva, così era difficile da prendere. Oh, I'm impressed. Non potevi lanciare piatto così. Vai, procedi pure. Posso... Ah sì, va bene. Almeno guardare dove mettere le mani per aprire. Devi dire... Di che scarpa si tratta, di che marchio si tratta, è un marchio che ci piace molto e soprattutto che scarpa è, quanto pesa e quali sono le caratteristiche principali. Aspetta che butto giù la carta di qua, mi giro di là. Orca, sembra che pesi abbastanza. Ma secondo te di che marchio si tratta? Aspetta. Secondo me Andrea lo indovini subito. Ti do un consiglio, Andrea, guarda il battistrada. Allora, la mescola non la riconosco. Il battistrada, faccio fatica. Ma è una scarpa con il carbonio o senza il carbonio? Sembrerebbe senza. Sicuramente senza. Anche abbastanza pesantina. Ti do un consiglio, tocca meglio il tallone e guarda l'avampiede. Porca Eva, no, mi viene difficile. Allora, perché ti dico che la mescola non mi sembra una mescola di quelle nuove azotate, non la sto riconoscendo. Ma secondo te è un drop alto o un drop basso? Sembrerebbe più basso. Sembra molto basso. L'avampiede è molto largo. No, perché se altra aveva fatto dei battistrada molto più duri le ultime volte, sembrava quasi plasticoso. E quindi dal battistrada non sarei riuscito a riconoscerlo. Questo secondo me è meglio, ti consiglio di guardarlo. Vado a guardare la scarpa perché vabbè, era difficilissimo. Avrei fatto davvero difficoltà ad indovinarla, anzi quasi mai. Anche la tua maglia è diversa dalle altre di altra. E, non ci assomiglia per niente. Il battistrada, ripeto, molto più morbido rispetto al solito. Quindi no, non l'avrei mai azzeccata. Ascolta, fai una cosa, provatela, è il tuo numero e poi mi dici se secondo te stesso numero oppure mezzo numero in più per questa scarpa. L'hai presa in generale mezzo dalla mia misura perché di solito vestono piccola, adesso vediamo se hai fatto bene o non hai fatto bene. Tra l'altro oggi con quelle scarpe e con la pioggia non ti consiglio di correre, magari... Fai solo una camminatina in giardino. Sì, sarebbe un peccato per la tua maglia bianca, ma in generale invece mi sembravano top per correrci adesso. Allora Andrea, cosa dici? Stesso numero oppure ti sembrano più strette? Si sono adeguati al mercato perché è lunga e l'avampiede è solito largo. Direi assolutamente stesso numero, anzi è quasi lunga per me. Quindi no, assolutamente in questo caso stesso numero. Facevano sempre delle scarpe un pochino più corte e queste no, assolutamente, anzi sono quasi lunghe. Provatele tutte e due, poi pensa un attimo a quanto potrebbe essere il peso di questa scarpa. Ci rivediamo tra 5 minuti dopo il fatidico coffee e poi facciamo 2 o 3 considerazioni di questa scarpa, va bene? Dai, non ci corro perché davvero oggi le concio malissimo. Va bene, a dopo, ciao! Andrea, siamo dopo qualche minuto giunti alla conclusione che questa Escalante 3 di Altra è davvero un'ottima scarpa, però ti sei dimenticato, e lo fai sempre, secondo me lo fai apposta,
di dirmi secondo te quanto pesa. Ma non mi sembra che pesasse poco, stiamo sui 250-260 grammi di scarpa almeno. L'intersuola sembra abbastanza pesantina, molto morbida rispetto al solito di Altra, ma mi sembra comunque un po' più pesante. Sì, in effetti l'ho pesata, pesa 269 nel US 9,5, quindi di fatto 265 intorno per US 9. Ascolta Andrea, nel frattempo ti tiro le Altra Carbon così potresti fare un piccolo confronto. Non abbiamo ancora fatto la recensione completa, la faremo nei prossimi giorni. Comunque prendile al volo e poi ti faccio due o tre domande. Sei pronto? Aspettavamo il giro del Varesotto per starle. Dai, ma le lancia come se fosse un boomerang e arrivano tutte in sbilenche. Realtà con gli obiettivi che ho a disposizione qua davanti, tra l'altro ne arrivano sempre nuovi e cerchiamo di fare il meglio per chi ci guarda. Comunque Andrea, dimmi una cosa, cosa ne pensi di questa intersuola dell'Escalante che secondo me ha il suo perché? Sì, non c'entra niente una con l'altra, perché quella della Carbon è le GoPro, quello credo che si chiami soffiato, è diverso, più leggero e sembra, non saprei dirti come, ma la consistenza è diversa. Questo qua credo che sia invece l'intersuola dell'Escalante, credo che sia proprio nuova, perché sugli altri modelli non c'era l'ego, ma non era questo, quindi mi ricorda un po' il Waffle di Nike, anzi che era il React, e poi sulla Pegasus 39. Niente, credo che sia una scarpa super ammortizzata. Ah, comunque per mia discolpa ti dico che sto risentendo la mescola del battistrada, in effetti non c'entrano niente. La sagomatura diciamo che è molto simile, soprattutto nell'avampiede che fa il verso alle 5 dita, ma no, poi non c'entrano molto. Questa qua dell'Escalante è molto più morbida, quindi credo molto più grip, e anche su pista bianca, e ripeto, questa intersuola in ego è una mescola abbastanza classica però morbida. In effetti a livello di battistrada ci avevi detto nel passato, e io ero molto d'accordo con te, che ti sembrava una delle migliori, se non forse nei primi due del mercato. Cosa ne pensi di questo battistrada? Chiaro, non hai corso una gara e quindi è molto difficile valutare la situazione, ma cosa ne pensi? No, a parte che credo che non ci correrei una gara, ma direi che il battistrada è super e mi piace. Poi è intagliato bene, già quello della Rivera secondo me era ottimo, e questo non ho capito se i due colori sono di due durezze diverse, ma se fosse così sarebbe ancora meglio. E niente, credo che faccia il suo ottimo lavoro. Invece Andrea, a livello di tallone che sensazione ti ha dato, e soprattutto la ritieni stabile considerando che nella parte più bassa ha comunque una sorta di conchiglia? Si sente poco la conchiglia, cioè sembra che il knit sia un attimino più duro. Qua davanti, proprio qua sopra, è abbastanza scarico. Diciamo che alla fine questa scarpa, la sua, come si può dire, la sua allacciatura dove tiene ben saldo il piede qua sul collo, quindi fondamentalmente dietro può accompagnare solo, direbbe un tipo su YouTube. Non ci siamo mai trovati male con questo tipo di scarpe col tallone così poco protetto, non dà l'idea che il piede possa scappare fuori, e la protezione, ripeto, tra virgolette non l'ho mai neanche capita troppo dalla conchiglia su delle scarpe da non da trail, quindi, o meglio, non ho mai trovato grosse differenze tra una scarpa senza conchiglia e queste e quelle con la conchiglia. La trovo comunque molto elegante, anche le scritte sulla parte laterale hanno una bella cucitura e credo che possa essere utilizzata non soltanto per correre ma anche per camminare. Sì, sicuramente è una scarpa che può essere utilizzata per camminare, è top anche perché avendo il drop basso dà un buon movimento al piede, e poi ti ripeto è morbida, quindi sì, e devo dire anche io che è elegante. Mi sarebbe piaciuto vedere qualche colore più ignorante, ma sicuramente se dovessi andare in giro con questa qua si abbinerebbe con qualsiasi vestiario, quindi bene così. Invece ultima domanda, a livello di soletta come l'hai vista? È un ortholite e ci puoi mettere il plantare in questa scarpa?
Sì, l'avevo già tolta, sono in dubbio sul plantare, ma solo per un motivo, che è talmente larga in avampiede che i plantari dovrebbero essere fatti su misura per questa scarpa, quindi rischierebbe di esserci un saltello tra la scarpa e il plantare, quindi boh, non lo so, sono un po' in dubbio su questo. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni faremo la recensione completa non appena tornerò a correre, spero di vederti a una gara del Giro del Varesotto, credo di venire, non so se a correre o a filmare, anche se è comunque molto difficile farlo alle 8:30 di sera, però ci proviamo. Io ho sentito il tuo capo, prima non era molto d'accordo, quindi vediamo se martedì ti vedo la gara o ti tocca rimanere a casa. E vabbè, oh, lo vedremo. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.